La famiglia è un progetto meraviglioso, una istituzione divina vera e propria. Il matrimonio è dunque di origine divina e si basa sull'amore dal quale si propaga l'atto creativo di Dio. Infatti è nella famiglia che viene la vita, che si accoglie e si custodisce la vita. Il fatto che Dio abbia creato l'uomo a sua immagine, maschio e femmina, include in sé la forza propulsiva e strabiliante, procreativa dell'amore. Ogni distorsione di essa, perversione, svuotamento, ogni attacco alla famiglia sappiamo essere senza dubbio di origine diabolica. Nell'Antico Testamento, soprattutto nei profeti, era immagine dell'alleanza salvifica tra Dio e Israele. I profeti, infatti, adoperavano con preferenza immagini dell'unione di coniugi come figura per esprimere il fulcro dell'alleanza tra l'Eterno e Israele, suo popolo. Con la nuova ed eterna alleanza, il matrimonio assume l'apice della sua dignità perché questo mistero d'amore rappresenta Cristo e la sua Chiesa. Infatti è detta sua sposa. Il rapporto Cristo-Chiesa diventa un modello di amore reciproco fra gli sposi. Il matrimonio è fecondità per la crescita della Chiesa, nella quale crea rapporti di amore e di fede fra tutti i suoi membri e di crescita spirituale. La famiglia è il progetto di Dio e per quanto combattuto, osteggiato e attaccato ai nostri giorni, perdurerà fino alla fine dei tempi.